Vinci ogni battaglia grazie ai consigli e ai segreti svelati da Sun Tzu nel suo grande libro L'arte della guerra. Anche tu imparerai come applicare queste citazioni alla tua vita quotidiana e professionale per ottenere la tua vittoria personale. La suprema arte della guerra è sottomettere il nemico senza combattere. Se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in 100 battaglie ti troverai in pericolo. Se non conosci il nemico ma conosci te stesso, le tue possibilità di vittoria sono pari a quelle della sconfitta. Se non conosci né il nemico né te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Tutti possono vedere le mie tattiche, nessuno può conoscere la mia strategia. Che i tuoi piani siano oscuri e impenetrabili, come la notte, e che quando ti muovi cadano come un fulmine. I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra, mentre i guerrieri sconfitti prima vanno in guerra e poi cercano di vincere. Apparire deboli quando si è forti e forti quando si è deboli. Un generale esperto guida il suo esercito, come se stesse conducendo un solo uomo per mano. Per conoscere il tuo nemico, devi diventare il tuo nemico. Nel mezzo del caos c'è anche l'opportunità. Tratta i tuoi uomini come faresti con i tuoi amati figli e ti seguiranno nella valle più profonda. Con ordine affronta il disordine, con calma l'irruenza. Questo significa avere il controllo del cuore. La strategia è la via del paradosso. Così chi è abile si mostri maldestro, chi è utile si mostri inutile. Chi è affabile si mostri scostante, chi è scostante si mostri affabile. Si attacca con la forza frontale, ma si vince con quelle laterali. Se conosci il nemico e conosci te stesso, la tua vittoria non sarà in dubbio. Se conosci il cielo e conosci la terra, puoi rendere la tua vittoria completa. Grandi risultati possono essere raggiunti con piccole forze. Tutta la guerra si basa sull'inganno, perciò quando siamo in grado di attaccare, dobbiamo sembrare incapaci. Quando usiamo le nostre forze, dobbiamo apparire inattivi. Quando siamo vicini, dobbiamo far credere al nemico che siamo lontani. Quando siamo lontani, dobbiamo far credere che siamo vicini. Costruisci al tuo avversario un ponte d'oro su cui ritirarsi. L'obiettivo essenziale della guerra è la vittoria, non le operazioni prolungate. Per questo, un generale che conosce l'arte della guerra diventa giudice della sorte del suo popolo e arbitro dei destini della nazione. Quando muovi, sii rapido come il vento, maestoso come la foresta, avido come il fuoco, incrollabile come la montagna. Al mattino presto il morale è più alto, durante il giorno s'abbassa, a sera i pensieri volano a casa. Il timore di un danno frena, l'azione logora, la prospettiva di un vantaggio incita. L'invincibilità sta nella difesa, la vulnerabilità sta nell'attacco. Se ti difendi sei più forte, se attacchi sei più debole. Ottenere 100 vittorie su 100 battaglie non è il massimo dell'abilità. Vincere il nemico senza bisogno di combattere, quello è il trionfo massimo. Il leone usa tutta la sua forza anche per uccidere un coniglio. L'attacco migliore è quello che non fa capire dove difendersi. La difesa migliore
è quella che non fa capire dove attaccare. Catturare intatto un esercito nemico è meglio che sterminarlo. La velocità dell'acqua impetuosa giunge a sommuovere i massi. Questo è forza. La fulmineità del falco permette di colpire e di laniare. Questo è tempismo. L'abile guerriero ha quindi una forza formidabile e agisce in tempi brevi. La forza è paragonabile a una balestra tesa e il tempismo al momento in cui si scocca il colpo. Il conflitto è componente integrante della vita umana. Si trova dentro di noi e intorno a noi. Quando si tratta il popolo con benevolenza, giustizia e rettitudine e si ripone fiducia in esso, l'esercito sarà unito nell'anima e tutti saranno felici di servire i loro capi. La vera vittoria è la vittoria sull'aggressione, una vittoria che rispetti l'umanità del nemico, rendendo così inutile un ulteriore conflitto. Ci sono strade che non devono essere seguite, eserciti che non devono essere attaccati, città che non devono essere assediate, posizioni che non devono essere contrastate, comandi del sovrano che non devono essere obbediti.